Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale AlexP e benvenuti al mio primo tutorial come sostituire i frutti della Bitticino da una presa elettrica a muro. Allora, per prima cosa ricordatevi di tirare giù la corrente se non volete prendere una scossa o farvi del male, mi raccomando. Io adesso procedo a staccare la corrente da questa presa. Ok, la presa l'ho appena tirata giù. La corrente, scusate, questa qua. Allora, per arrivare a smontare i frutti dobbiamo tirare via la placchetta, molto semplice, con un cacciavite andate sul lato, vi aiutate, si staccano molto molto facilmente, fanno dei strani rumori ma non preoccupatevi. Poi, per tirare via la placchetta, ci sono due viti a stella, noi le smolliamo. E due, questa non è ancora finita. Ok, quando viene via dal muro il portafrutti della Bitticino, semplice, si tira, non esagerate perché sennò vengono via i fili. In questa placchetta vediamo che ci sono due frutti, un frutto tipo sciuco e un frutto tripolare. I cavi usati sono quelli da 2,5 mm, sono dei fili un po' più grossi che hanno la possibilità di sopportare una tensione più alta, infatti di solito le sciuco vengono utilizzate per elettrodomestici che consumano tanta energia, hanno un assorbimento di tensione molto elevato. Per sostituire questi cosi, scusate, non questi cosi, questi frutti è molto semplice. Allora, in questi tre fili hanno tre funzioni diverse. Quello giallo e verde ha sempre funzione della massa terra e vengono collegati sempre nei frutti dove c'è il simbolo della massa terra, che è una specie di righetta orizzontale con tre righette verticali. Anzi, l'opposto, una riga verticale con tre righette orizzontali. Adesso noi andiamo a scollegare il frutto principale, perché questo e questo sono il polo positivo e negativo, la massa terra, e vengono collegati al frutto tripolare. Poi, per alimentare l'asciucco, viene fatto il ponte. Se voi vedete, nei frutti c'è la possibilità di metterci due fili per ogni polo, sia nella massa terra che nel positivo che nel negativo. Ricordo, sia il positivo che il negativo è indifferente dove lo mettete, l'importante è che se fate il ponte seguite sempre la stessa sequenza. Quindi se io faccio il ponte non vado a invertirli perché rischio di mandare in corto la presa. Allora, adesso scolleghiamo il frutto dall'alimentazione principale, svito le tre viti a stella, molto semplice, è un lavoro di 5 minuti, sfiliamo i cavi, la corrente, io li posso toccare perché la corrente l'ho tirata via. Ok, adesso io ho in mano il portafrutti con il ponte fatto per alimentare l'asciuco. Adesso non sto a smontare il ponte perché non serve. I fili sono già spelati, come vedete. Allora, per collegarli è molto semplice. Quando sono sfilati, fate così con le dita, giusto per schiacciare il rame bene. Io adesso vado a infilare il primo polo del frutto principale, dove poi c'è il ponte che alimenta l'asciuco. E stringo la vite a stella del morsetto per non fare scempio il filo. Infatti vedete che il filo non esce più. Poi vado a inserire la massa terra sempre nel frutto principale, che poi alimenta col ponte asciuco. Andiamo a tirare di nuovo il morsetto e l'ultimo polo lo andiamo a tirare sempre nel suo morsetto e andiamo a tirare il filo. Fatto questo,
la presa è di nuovo in funzione, anche se adesso la corrente non è ancora collegata. Ricordo i colori dei fili, o la massa terra sarà sempre gialla e verde, non è proprio una regola, non è difficile che trovate un altro tipo di colore. Invece i fili del polo positivo e negativo possono variare, la maggior parte delle volte sono blu e nero, ma si possono anche trovare marrone, arancione, rosa, dipende l'impianto, chi ha fatto l'impianto elettrico, che colori ha usato, però di regola è sempre il giallo, il verde e la massa terra, gli altri sono il positivo e il negativo. Adesso andiamo a rimontare la presa a muro con le sue due viti a stella. Non tiratele troppo queste viti, cioè quando il portafrutti arriva in battuta non esagerate con la stringere, perché questi gancetti dietro si possono andare a rompere e poi la presa non rimane più attaccata a muro, visto che la scatoletta è immurata. Ok, la nostra presa è di nuovo collegata e messa a muro. Manca solo la copertura, che è molto semplice da mettere, si appoggia, si schiaccia quando fa click e è di nuovo in funzione. Poi la prova per vedere se avete fatto tutto giusto, basta dare sulla corrente. Io da solo sulla corrente. Ok, la corrente è su. Se in caso avete sbagliato qualche collegamento e avete il salvavita, appena che date sulla corrente, il salvavita vi fa saltare la corrente, vuol dire che avete fatto un collegamento errato. Ricordo anche di frutti tripolari, c'è questo tipo che ha solo l'ingresso per quello piccolo, invece quello a muro che io ho montato è quello che si può montare, ha la possibilità di montare le due tipi di prese, quelle piccole e quelle grosse, e l'asciuga ha la stessa funzione. Spero che il mio tutorial vi sia utile, prossimamente altri tutorial sempre sulle prese elettriche.